dopo. No, adesso mangiamo fra un po' e poi facciamo quella. Ma l'hai sentita sta roba? Ma l'hai sentita? No. Ho sentito sì. Allora, Matteo Renzi, ci sono altri due episodi da mettere oggi in forno. E cioè... Hai ricominciato? No, sì, è riacceso. È sicuro? È riacceso. Mi sembra che tu abbia spento. Ho spento e riacceso. Vai, vai. Vuoi dire qualcosa? No, niente, vai. Allora, l'argomento di questa puntata, di questo video è questo qua. E cioè, lo leggo perché è troppo lontano, la CIA finanziò la musica contemporanea europea. E io leggo un po' di stralci qua e là. Gli strateghi della CIA hanno prodotto nei laboratori della guerra psicologica le idee che dovevamo professare e perfino le emozioni che dovevamo sentire. E poi le hanno diffuse attraverso il cinema, la letteratura, la pittura e la musica e i giornali e la televisione. In questo modo hanno imposto dei gusti, dettato delle mode, condizionato il corso della politica e influenzato gli esiti elettorali. L'argomento pare più adatto a una spy story, ma dopo aver letto il documentatissimo prezioso libro di Frances Stonor Saunders, o Saunders, Saunders è scritto. Sì, è scritto. Saunders, lo so che si dice Saunders, l'ho detto apposta. No, ma questo è noto. Certo, gli intellettuali e la CIA, la strategia della guerra fredda culturale, il titolo, edito a Roma nel 2004. Mi sono convinto che la realtà può superare l'immaginazione con gli esiti che vedremo. Dunque, la verità è ormai indiscutibile, storicamente assodata, a partire dall'immediato dopoguerra, cioè dopo il 1945, il governo degli Stati Uniti avviò un progetto di propaganda di grande respiro internazionale volto principalmente a contrastare l'influenza culturale dell'URSS in Europa. Tralascio tutta una serie di riflessioni e considerazioni per arrivare, addirittura ci furono una serie di manifestazioni internazionali a cui parteciparono Wilhelm Furtwängler, Herbert von Karajan, Elisabeth Sharpe, i grandi direttori d'orchestra, e poi Leonard Bernstein, Samuel Berber, Elliot Carter, Aaron Copland, George Gershwin, Giancarlo Menotti, Virgil Thompson, eccetera, eccetera. Non li sto a numerare tutti, ma sono tutti dei grandi compositori o artisti o comunque grandi direttori d'orchestra. E tralascio tutta un'altra serie di cose, anche considerazioni di Claude Debussy, di Musca, poi parlano di Malipiero, Auric, Milò, Honegger, Polenck, Malipiero, un noto operista italiano che però le sue opere poi nell'immediato dal dopoguerra sono sparite. Sì, non hanno più, evidentemente non era un grande genio. No, non era nell'ottica giusta, diciamo. Allora, parlo però di Dwight Eisenhower, che, come racconta Frances Stonor Saunders nel suo libro Gli intellettuali e la CIA, fu Dwight Eisenhower, presidente degli Stati Uniti dal 1953 al 1961, a teorizzare con chiarezza quale dovesse essere lo scopo finale della guerra fredda culturale. Un progetto politico è un piano di guerra psicologica il cui fine deve essere vincente, il cui fine doveva essere vincere la terza guerra mondiale senza doverla combattere. Il nostro scopo non è conquistare o sottomettere con la forza un territorio, il nostro scopo è più sottile, più pervasivo, più completo. Stiamo tentando con mezzi pacifici di fare in modo che il mondo creda alla verità, e la verità è che gli americani vogliono un mondo di pace, un mondo in cui tutti abbiano l'opportunità della massima crescita individuale. I mezzi che impiegheremo per diffondere questa verità sono chiamati di frequente psicologici. Non ci si inquieti per questo termine, è solo una parola di 5 sillabe. Guerra psicologica è la battaglia per conquistare le menti e la volontà degli uomini. La CIA operava insomma per fare in modo che le persone, per proprio ragionato convincimento, fossero convinti che qualsiasi cosa facesse il governo americano era giusta. Continuano a farlo, a pensarlo anche oggi. Dopo ti tiro fuori. Dove hai messo quel cosa che ti avevo dato? Ah, eccolo. Da qui, della Leggi il titolo. Strategia del colpo di Stato. Di chi è? Luttwak.
Edwin Luttwak. Allora, Edward. Edward, lo diminuisco, metto sempre il diminutivo, non lo so perché, boh. Vabbè, tralascio altre considerazioni di vario genere, troppo lungo leggere tutte, e dico soltanto, ma facciamo un passo indietro di pochi anni, torniamo alla cittadina tedesca di Darmstadt, cui abbiamo già accennato nella prima parte, ricordando come fin dal 1946 fossero iniziati con il supporto finanziario della OMGUS, Office of the Military Government of the United States, vale a dire gli internazionale Farien Kursen for Für Neue Musik, istituiti per far conoscere ai giovani compositori la musica che i nazisti avevano messo al bando, questo è importante, e in particolare quella dodecafonica di Schoenberg. Dal bel libro di Alex Ross, The Rest of the Noise, veniamo a sapere che già nei primi anni dei corsi estivi iniziavano le dispute estetico-politiche fra i compositori e che l'inclita comunità dei musicisti veniva ad assumere sempre più le sembianze di una conventicola di aristocratici chiusa nelle sue speculazioni linguistiche e aliena, se non dichiaratamente allergica, ad ogni forma di comunicazione con il pubblico dei non addetti ai lavori. Nelle memorie eccetera eccetera di Hans Weber Enze, scrive della scuola di Darmstadt che la musica era considerata un gioco delle perle di vetro, un fossile della vita, il pubblico di appassionati e di consumatori di musica doveva essere ignorato, in qualunque incontro con gli ascoltatori che non fosse catastrofico e scandaloso macchiava l'artista, il lavoro del compositore consisteva nello scrivere musica ripugnante e scioccante che fungesse da veicolo per l'assoluta crudeltà, questo era il tema loro. Allora, cosa importante invece, e infatti il colonnello Radolf E. Barnes, direttore della sezione affari culturali dell'OMGUS, in un rapporto del giugno del 49 scrive che i Ferien Kursen si erano guadagnati una reputazione di unilateralità. C'è stato un consenso quasi unanime sul fatto che in gran parte di questa musica è priva di valore e sarebbe stato meglio se non fosse stata eseguita. È stato espresso un certo rammarico per l'eccessivo rilievo concesso alla musica dodecafonica. Un critico ha definito i concerti come il trionfo del dilettantismo. Secondo lo stesso studioso David Monod, sostenendo i corsi di Darmstadt e molte altre iniziative nel campo della musica contemporanea, alla fine l'OMGUS contribuì involontariamente a determinare la separazione tra il moderno e il popolare. E probabilmente quando gli organizzatori della guerra fredda culturale si accorsero che la musica contemporanea europea riguardava una porzione trascurabile del pubblico, poco per volta rivolsero le loro attenzioni e i relativi finanziamenti della CIA là dove avrebbero potuto avere più seguito e magari muovere anche ingenti capitali privati, come ad esempio nella cultura d'avanguardia, e così promossero mostre e pubblicazioni degli esponenti di espressionismo astratto, De Kooning, Pollock, Bezetz e altri, oppure romanzieri e letterati che meglio interpretavano il loro parere l'anima profonda dell'America popolare. Tralascio, possiamo dunque dire che più o meno la seconda metà degli anni 50 si può datare la svolta della guerra fredda culturale in direzione del mercato, ed è qui, che è in fondo la caratteristica più naturale e profonda del capitalismo americano, la diffusione degli ideali dell'American Style of Life. Si identificava anche nella cultura con il mito dell'intellettuale di successo che sa guardare al middlebrow con un linguaggio comprensibile e carico di valori autenticamente americani. Gli altri restassero pure nel loro isolamento a insegnare alle cattedrali universitarie della Ivy League. Ivy, sì. Vabbè, dai. Per quanto riguarda l'Europa, invece, purtroppo il documentatissimo libro della Saunders non ci rivela per quanto tempo ancora le misteriose fondazioni americane abbiano continuato a finanziare la musica contemporanea d'avanguardia. D'altro canto, già dalla metà degli anni 50 si può dire che la guerra culturale in Europa era vinta. Le nazioni europee dell'Ovest si erano perfettamente allineate al capitalismo e alla politica di alleanza atlantica e la gente non avrebbe mai rinunciato ai notevoli miglioramenti del proprio tenore di vita arrivati con il consumismo e con il mercato. Certo. Il valore della cultura in quanto tale iniziava allora quel lungo processo di erosione e decadenza che oggi vediamo compiutamente avverarsi con la vittoria dell'economia capitalistica globalizzata e con la mercificazione in un aspetto più minuto della vita umana e sociale. Se non sembrasse fantapolitica, potremmo forse immaginare un progressivo distacco della CIA o delle istituzioni alle legate dalle iniziative musicali più elitarie e d'avanguardia per andare a sostenere dagli anni 60 in poi compositori e istituzioni più di massa, forse i Beatles, forse addirittura la Beat Generation, il Festival di Woodstock e la Minimal Music
e poi chissà magari la progressive rock e così via, fino ad arrivare poi nella provincia dell'impero a quella equivoca musica popolare contemporanea di cui tanto si sente parlare oggi. Aspetta che mo finisco. Sì. Ci vorrebbe uno studioso serio che avesse voglia di indagare e di scoprire. Nel frattempo però noi possiamo sempre domandarci come sarebbe stata la storia della musica del XX secolo senza quell'intervento potente, indebito e artificiale con il quale il fantomatico congresso per la libertà della cultura, che era l'ente che guardava queste istituzioni, ha lungamente influenzato a scopo politico il naturale sviluppo delle tendenze artistiche e musicali in Europa. E infatti per questo invece volevo fare un collegamento, vi invito ad andare a vedere per farvi delle domande, ma secondo voi la musica può variare anche le ideologie delle persone? La risposta è sì, adesso Orazio vi ha dato già una definizione. No, ma qua ancora dopo originale, certo. Ma io vi invito ad andare a vedere per esempio che cosa sono le finestre, le famose finestre di Overton. Vi invito ad andare a vedere i collegamenti che ci sono tra alcuni organismi assolutamente parastatali che viaggiano in parallelo con gli stati e che controllano le persone e le masse tramite alcuni personaggi famosi dello spettacolo. Allora vi invito ad andare a vedere per esempio sulle nostre pagine sia Facebook di The Walk of Change piuttosto che di Avanti Tu, attiviamoci tutti per andare a vedere che cosa sono le finestre di Overton, quindi fate una ricerca approfondita su questo. Prego Orazio, scusa. Finisco e concludo citando le righe finali delle prefazioni di Giovanni Fasanella al libro di Frances Sonor, dove è ben descritta l'inquietudine che ci prende nel sapere che siamo stati a nostra insaputa e per decenni, e lo siamo ancora, oggetto di abile propaganda subliminale. Gli strateghi della CIA hanno prodotto nei laboratori della guerra psicologica le idee che dovevamo professare e persino le emozioni che dovevamo sentire, e poi le hanno diffuse attraverso il cinema, la letteratura, la pittura e la musica, i giornali e la televisione. In questo modo hanno imposto dei gusti, dettato delle mode, condizionato il corso della politica e influenzato gli esiti elettorali addirittura. Tutto a fin di bene, per carità. In fondo, per parafrasare una celebre battuta di Altan, ci hanno messo in testa delle idee che condividiamo. Ma perché a guerra fredda ormai conclusa, sconfitto il nemico, continuano a non raccontarci anche l'altra metà della storia? Ci vogliono dire ad esempio su quale armi psicologiche vennero distrutte o se invece sono ancora attive? E se possiamo fidarci delle notizie e dei commenti che leggiamo sui giornali o delle immagini che vediamo al cinema e in televisione? Abbiamo il diritto di sapere e di scegliere se rimanere degli automi intelligenti o diventare dei banalissimi esseri umani. In fondo tutto quello che è stato fatto non è stato fatto proprio per difendere il nostro diritto? Allora io... No, io prima di... vorrei fare una piccola conclusione di quello che hai detto tu, per ricordare che il sottoscritto in un mio recente video ho fatto presente un'antitesi sostanziale che voglio ripetere anche qui, ed è un'antitesi che non è a caso ha delle connotazioni anche di carattere geopolitico. Di fronte a Schoenberger, autore della cosiddetta musica dodecafonica, il cui scopo appunto... No, vorrei capire che cazzo è, perché sono 12 semitoni suonati in contemporanea. Sì. Un guazzabuglio di suoni incomprensibile. Allo scopo di scardinare la linearità del pensiero. Quello certo, è lo scopo della musica di Schoenberg. Certo. Ma contro Schoenberg c'è un grande musicista che non a caso se ne parla mai. Vedi caso, è russo. Si chiama Scriabin, ricordatevi questo nome, Scriabin, troverete moltissime sue opere registrate, troverete dei suoi concerti d'inizio Novecento. No, anche perché la musica è logica, è matematica, è dinamica e soprattutto è matematica allo stato puro, applicata allo suono. Quindi è raziocinio. Invece la musica dodecafonica è caos. Deve essere caos, deve scompaginare la linearità logica del pensiero. Scriabin, ricordatevelo, è il musicista che ha musicato in funzione di quella che viene chiamata la musica armonica. Nell'ambito del jazz abbiamo un grande trombettista che ha applicato accordi armonici ed è Miles Davis. Si scrive Miles Davis. Matto, scocciato, cocainomane, ma è un genio.
di musica armonica, è morto mentre suonava la tromba. È morto mentre suonava la tromba. Io conosco tanti che vogliono mettere scorreggio. Allora io vorrei concludere andando a a pubblicare, diciamo così, a dichiarare pubblicamente fatti miei personali. E allora io ho avuto la disgrazia da giovane di essere un esuberante, uno che quando trascinato dalle passioni, diciamo, siccome sono stato sul punto di morire 4 volte da giovane, con proprio l'estrema unzione o quasi, quando risorgevo, la mia voglia di vivere era trascinante e quindi fra le altre cose ho fatto la politica attiva, proprio quella tosta, a 14-15 anni, 16 anni, e a 16-17 poi ho cominciato a fare il musicista d'avanguardia. E quindi è un motivo per cui anche questo fatto qua spiega poi tutto le mie scelte successive. Siccome ero uno dirompente, quando vedevo dei legacci mi incazzavo, come adesso quando vedo che qualcuno tenta di ostacolarmi, è il momento reagisco. E allora all'epoca cominciai a suonare da fautore della musica rock in generale, poi quella della Beat Generation, a cui ho appartenuto per parecchi anni come convinzione, quando ancora non sapevo ovviamente tutte le cose che poi oggi mi danno un assetto comportamentale completamente diverso, anzi antagonista rispetto a quello, come adesso ho appena detto. Ma all'epoca credevo nell'abbattimento delle barriere culturali e soprattutto quelle intergenerazionali, perché ricordiamoci che nostro padre noi davamo del voi, te lo ricordi o no? L'ho sempre sostenuto. Non era una bella cosa, insomma. Fosse ritornata. Sì, ma quello era esagerato. Un distacco. In Sicilia, possia. Un distacco assolutamente incolmabile, che impediva anche qualunque tipo di relazione. Quando durante il fascismo culturale fu eliminato il lei, io l'avrei approvato al 150%, perché il voi al posto del lei significa qualcosa di molto più rude, di molto più campagnolo, di molto più verace, di molto più sincero. Io preferisco il tu, se permetti. Vabbè, allora, il tu è un passo oltre al voi. Il voi non era, forse nella tua generazione era ancora accettabile, nella mia no, assolutamente no. Tant'è che io sono stato 10 anni senza parlare con mio padre. Lui mi parlava, ma io non gli parlavo. Questo per dirti. Anche perché lui ti dava del tu non rispondevo proprio. Una bella frase della cavalleria rusticana: voi lo sapete, o mamma? Certo. L'inizio di una romanza. Ma nel romanzo va bene, è bello, è anche iconografico, no? Però, allora, per tornare a noi, cominciai a suonare e dopo un po' ero in un gruppo di bravi, eravamo uno dei primi 10-15 gruppi a Roma e a livello Italia forse i primi 50, ecco. Quasi tutti avevano inciso. A noi pure ci avevano offerto varie volte di incidere, però contestualmente all'incisione della disco, del vinile, dovevi fare un contratto con la società discografica, che era un contratto capestro. Come minimo ti vincolavano per tre anni, ti vincolavano per 3 anni e ti obbligavano a tenere a disposizione per la casa discografica 150 serate su 365 giorni a disposizione della casa discografica, che ti dava solo il rimborso spese. Ma avviene ancora tuttora? A tutt'oggi sì. Io ho avuto modo di conoscere e parlare in maniera approfondita con il cantante Giuseppe Povia,
che ricordo lui infatti si autoproduce, ma inizialmente quando ebbe questo grande successo di Sanremo tutte le case discografiche lo cercavano, tutti lo volevano, ma gli iniziarono a imporre anche i testi, alcuni testi che lui scriveva e voleva cantare non venivano approvati dalle case discografiche, al che lui, esausto da questo trattamento, decise di autoprodursi, e tant'è vero non ha finanziato, non è più famoso come prima perché non ha più le vendite di prima sicuramente, però almeno è se stesso e scrive e canta quello che pensa, e tutti lo conoscono, e tutti lo conoscono perché canta fuori dal coro, esatto, dice le cose che vuole dire lui, esatto. E allora insomma, questo per dire che se volevi avere accesso al successo, come ha detto anche adesso giustamente Andrea, dovevi sottostare a delle clausole vessatorie veramente pesanti, al che sia io sia i miei amici del gruppo eravamo abbastanza tutti d'accordo su questo, pure se litigavamo tutti i giorni per tutti i motivi immaginabili e possibili, però eravamo veramente diciamo convinti nella libertà, nel concetto della libertà di espressione dell'artista anche nelle sue clausole di contrattuali, nel senso amministrative, ecco qua. E quindi a un certo punto insomma non abbiamo mai accettato queste cose qua, mentre Povia l'ha fatto per un certo periodo, noi non l'abbiamo mai voluto fare, e comunque lavoravamo tutte le volte che volevamo e prendevamo dei cachet che per l'epoca insomma non erano male, perché di media prendevamo 800.000 lire nel 70 a serata, eravamo in 7, mi ricordo l'ultima volta che ho suonato diciamo ufficialmente, ho preso Capodanno del 1971 insieme a tutto il gruppo 1.800.000 lire, che ci si comprava una Giulia Alfa Romeo e mezza, quindi insomma fai conto un BMW 320 attuale, insomma, eravate bello, c'avevamo una bella reputazione, e facevamo in genere da gruppo d'appoggio di spalla ai Dick Dick, ai Camaleonti, insomma ai gruppi che ancora adesso sono rimasti ancora famosi. All'epoca erano i gruppi leader, insomma, che poi fra l'altro c'era qualcuno che era bravo come noi, ma molti non erano bravi come noi. Quindi, questo per dire che il fatto della bravura è del tutto relativo. Ma quindi per chiudere il discorso, il messaggio che vogliamo lanciare. Aspetta che ci arrivo. Allora, il messaggio che volevo lanciare, e poi dopo arriverò anche a un'altra riflessione, è che non è nel mondo attuale controllato dal potentato finanziario mondiale, che esiste da vari secoli nella sua manifestazione più moderna e tuttora attuale, non è rilevante essere bravi. Guarda, basta vedere Matteo Renzi, basta vedere quell'altro Di Maio, no? Ma anche mantenendoci sull'ambiente musica, iniziate a comprendere. O i Jovanotti, per dire no, ma esatto. Non sa cantare, non c'ha voce, no, i suoi testi sono demenziali. La musica, per carità, non esiste. Giovanotti, diamo un messaggio forte, perché ricordatevi adesso questa estate tour che sta facendo per le spiagge italiane, vi ricordo che appoggia la tecnologia del 5G. Ma non solo, ma che... E lui dice e sostiene di fare una campagna a favore dell'ambiente, lui parla, fa vedere dei filmati a favore dell'ambiente, ma uno che appoggia la tecnologia del 5G, che ricordo, per essere attivata necessita per esempio dell'abbattimento dei fusti, degli alberi ad alto fusto, che cosa vi fa capire? Che è uno a favore dell'ambiente oppure che è uno che è manipolato? Quindi per quello il ragionamento che vi poniamo, il messaggio che vi diciamo è dubitate soprattutto di quelli che hanno grande successo e sono appoggiati dalle grandi case discografiche, perché dietro alle case discografiche più grandi c'è il potere. Allora questo è il ragionamento. Allora, che io qualcuno vi mi dice, ma in questa fase storica c'è anche uno come Lucio Dalla, come Battisti, eccetera. Allora, Battisti intanto non era sponsorizzato dalla grande casa discografica, anzi, il contrario. Se l'è fatta da solo, si è fatta la grande casa discografica da solo, non lo ricordiamo mai. All'area CA non se lo inculava più, cioè a un certo punto ho dovuto andare via, lui era all'area CA. Io negli studi dell'area CA, io e degli altri colleghi miei, per anni ci siamo andati quasi tutti i giorni, era un luogo di ritrovo dove ci si rincontrava con gli altri anche per scambiare qualche parola, ci vediamo lì alla Ulla. Era politicamente alieno. Esatto. Allora, per arrivare al dunque, quello che volevo dire è che il controllo
psicoanalitico e anche amministrativo, fiscale, sociale, finanziario, delle grandi multinazionali a partire dalla CIA e poi dalla RCA a scendere in giù, il controllo era massiccio. Quelli che facevano successo non erano quelli più bravi sempre, erano anche bravi, ma erano quelli che accettavano il compromesso, ma non solo il compromesso di usurpazione del diritto come quella cosa, ma anche per esempio le scene spiritiche, tipo per esempio le cerimonie di iniziazione che ci hanno proposto più di qualche volta, andare a incularti il manager, oppure farti inculare dal manager, oppure fare una batteria 4-5, cioè, e poi a quelli che stavano al gioco, e erano quasi tutti, per non dire tutti, io lo so perché in ambiente le voci girano, quando tu giri tu nel tuo ambiente di lavoro, tu sai più o meno tutte le cose importanti, gli scandali, le cose, quello che è andato a letto con quell'altra, girano velocemente, magari non lo sai subito, lo sai dopo 6 mesi, dopo un anno, ma prima o poi la voce ti arriva. Ecco, a noi arrivavano voci in continuazione, non qualche volta sì, qualche volta, era una cosa, chiaro, che ne so, Franco Califano, quell'altra scema di quella che cantava Romanesco, come si chiamava, che è morta, ma si è buttato dalla finestra. Vabbè, l'abbiamo capito. Sì, si è gettato la finestra. Quella che stava una bella voce, una bella voce, il bagaglino. Sì, bravo, bravo, bellissimo. Ma ce n'è io, oppure l'altra, le sorelle. Loredana Bertè. Le sorelle. Io le conoscevo, l'ho conosciuta. Certo. Io smettevo, loro cominciavano. Erano molto amiche di Massimo Bernardi. Uno che è meglio non andare a sfrugogliare troppo, insomma. E così via, gente che ruotava attorno come manager, come strana anche la morte di Mia Martini, infatti, poi, molto strana, perché la morte di Luigi Denco, la morte della dell'altra, l'amante di Luigi Denco, come si chiamava? Dalida. Quell'altro che anche una sequenza di suicidi, uno che cantava insieme a noi si è suicidato all'epoca. Emilio Roy si chiamava, era un nome d'arte, il nome quell'altro nome, e cantava nel nostro gruppo quando a volte chiedevano un cantante oltre al gruppo, c'eravamo sto cantante che aveva avuto anche un discreto successo, aveva fatto una canzone su John Fitzgerald Kennedy. Ah, e uno dei motivi probabilmente di cui l'hanno fatto fuori. Capito? Quando John Kennedy venne a Roma, 60 quando? Ma sì, attorno al 60-61, è venuto a Roma, lui faceva parte, essendo lui il poliziotto come lavoro, il motociclista, fece parte della scorta che accompagnò Kennedy in giro per Roma. E da lì poi ha scaturito evidentemente questa vena musicale che c'aveva, ha composto questa canzone. E poi ha avuto un discreto successo anche come in Italia, ha avuto insomma una bella diffusione, ha fatto solo 2 o 3 canzoni e poi insomma non era un genio. Però ecco, questo per dirti che molti dei fatti apparentemente inspiegabili, tragici che ci sono stati, e tantissimi artisti nel campo della musica, perché di letteratura io conosco solo quell'ebreo, come si chiama, che era stato in campo di concentramento e si è suicidato. Si è suicidato, non ho detto nemmeno che fosse suicidato. Non mi viene adesso. Sì. Che era attorno a 55, Primo Levi, bravo, ecco, 60, attorno a 60. Ecco, è l'unico letterato che si è suicidato che mi ricordo io nella mia epoca di vita. Mai sentito, perché? Perché nella letteratura tu proponi un testo, e lì finisce, non c'è un rapporto costante giornaliero con tutto l'ambiente. Chiaro. Viceversa, nel campo musicale, se non sei presente in certi circoli tutti i giorni, no, non lavori, capito? Chiaro. Quindi è obbligatorio, devi anche un po' vendere, ti devi vendere, e quindi l'ambiente ti condiziona al punto che poi tu arrivi a una crisi mistica per cui ti suicidi o ti inducono al suicidio.
perché non lavori più, perché non ti fanno lavorare più. A meno appunto che non fai, ti crei una casa discografica tua personale, certo. Cioè, come quindi c'è Battista. Tutto un insieme di risvolti in questo ambito, in particolare nella musica e probabilmente anche nel cinema e nella televisione, che ti condiziona o ti fa fare il successo, oppure a prescindere dalle tue capacità, dalle tue doti, non riesci ad emergere. Certo. E quindi ecco, questo voglio dire, cioè che il condizionamento, questo da una parte, dall'altra parte quelli che accettano il gioco e gli fanno scrivere i testi che vogliono le case discografiche e la CIA dietro alle case discografiche, ti fanno scrivere i testi, per esempio se tu leggi i testi delle ultime canzoni delle puttanelle americane che girano sul grande palcoscenico, sono tutte oramai sessuali, di ordine, certo, sessuale, certo. Tutti di messaggio sessuale a proprio palese, ampio. Sì, sì. Perché vuol dire? Vuol dire che evidentemente stanno pompando nel cervello dei ragazzi, che è il più debole, quelli che sentono le canzoncine dai 14, 13 anni ai 17, 18 anni, che, in cui fanno risultare che il sesso è l'aspetto virile, l'aspetto femminile, la presenza fisica. Lo fanno diventare proprio, diventa dei concetti sbagliati. Il centro del fulcro del comportamento umano. Ma io ho letto anche studi in merito, per esempio il fatto che, nel senso proprio che vada, tu hai fatto un discorso nel precedente filmato dove appunto l'importanza dell'individuo e della famiglia che non viene più, certo, rappresentata. Certo, anche e lì questo proprio è il discorso scardinamento sessuale, della famiglia. Certo, ma come anche YouPorn, no? Vogliamo YouPorn che ormai è visitato da tutti gli adolescenti di oggi. Per dire, no, non è che la maggior parte delle ho persone, visto anche altri visi almeno una volta nella vita gli è capitato di andare insomma su questo YouPorn, che è un sito che ha la possibilità di vedere dei filmati pornografici gratuiti. Ma che cosa succede in quei filmati pornografici? Io sono andato a analizzarli, sono andato a vederli, no? Allora fanno vedere per esempio la mamma che va a far sesso con il figlio. Accidenti. Cioè, quindi messaggi molto forti che sono subliminali apparentemente, ma in realtà vanno completamente a distorcere quella che è la normalità del pensiero della famiglia. E di conseguenza che cosa succede? Anche la stessa sessualità. Ma questa cosa qua è voluta. Nella Bibbia, certo, è diffusissima. Ah, certo. A livello ebraico, israeliano ebraico, certo, è importante che te la fai sempre tra i tuoi. Certo, ma la cosa incredibile, poi invece vogliamo parlare della sessualità in sé, anche la sessualità, la bellezza della sessualità che si può avere in un rapporto di coppia, anche nel romanticismo, dove invece anche un ragazzo che si vede in quei filmati magari con due bellissime ragazze, magari dopo stai con la tua ragazza da solo, però non è una cosa a tre, quindi non è con le due ragazze, e quindi è come se ti manca qualcosa, quindi il desiderio di avere qualcos'altro diverso dalla normalità, e quindi questo che cosa ti porta? Ti porta a insoddisfazione sessuale. Oppure parliamo anche in maniera più spinta del fatto delle misure, per esempio fanno vedere questi ragazzi che fanno con questi del porno con delle cose enormi così, e quindi questo crea soggezione, no, nell'uomo. Noi gli italiani siamo abbastanza ben dotati, sì, perché per di media il pene italiano va da 16 a 18 centimetri, per dire ti ritrovi meno di fronte Priapo alla ragazza, quindi escludiamo Priapo, complessato perché non sei ai livelli di quello che fanno del figlio. Oppure la stessa ragazza che vede YouPorn, certo, non vede il ragazzo che c'ha quella cosa così grande, allora dice, ah no, tu non hai una, perché il riferimento diventa quello. E allo stesso modo la ragazza che non fa bene un fellazio, chiamato anche pompino, oppure che non è adesso per esempio c'è questa cosa della depilazione, io vi dico perché magari ho avuto occasione insomma di frequentare delle ragazze più giovani di me dopo che mi sono separato con mia moglie, quindi mi è capitato di avere delle frequentazioni anche a livello sessuale con delle ragazze più giovani, e nel momento in cui avveniva l'atto magari io non sono depilato totalmente e mi dicevano che io ero out perché io non ero depilato totalmente, per far capire come purtroppo l'immagine e le immagini che possono essere YouPorn, ma anche semplicemente i video di cui parlavamo prima, musicali, possono andare ad incidere su dei meccanismi di pensiero e assolutamente di... Il condizionamento mentale è imposto tutti i giorni con è tutti in atto. I messaggi di qualunque strumento vogliamo parlare. Questo è quello che tutti vi vogliamo riflettere. In conclusione, partendo da quello che ho letto prima, quello che vogliamo affermare oggi è questo che leggerà lui poi se vuole, oppure leggo io, che si chiama strategia del colpo di Stato
come dice Luttwak, io dico strategia del colpo di Stato perenne, perché noi siamo sotto colpo di Stato liquido, fluido e impalpabile e mielato da 74 anni, 73 certo, anni. Certo. Basta. Questo spiega anche perché i politici sono in continua campagna elettorale. Sempre so long. Sempre libertà e informazione, informazione, consapevolezza, consapevolezza, resistenza, resistenza, rivoluzione.